La Ford Focus è uno dei modelli più importanti nella categoria di auto più vendute in Europa, quella della Golf o della Giulietta. Sono passati un po' di anni dal debutto e quindi è arrivato il momento di un bel restyling sostanzioso, sia fuori che dentro. Il design è cambiato soprattutto nei fari posteriori e anteriori. E poi, sotto il cofano, ci sono nuovi motori EcoBoost e TDCI 1.5 di cilindrata. Vedete, il frontale è molto più simile alla Fiesta. Dentro i cambiamenti principali sono il nuovo volante e tutta la console centrale rivista, sono spariti molti dei tastini che sono spesso stati criticati e soprattutto c'è il sistema di infotainment Sync 2 che dagli Stati Uniti debutta in Europa ed è molto avanzato soprattutto nei controlli vocali. In questo dispositivo ci sono quattro menu principali agli angoli dello schermo, quello per la telefonia, la radio, il climatizzatore che si controlla sia con i comandi sul console centrale ma anche qui col touchscreen e poi c'è il navigatore che può essere utilizzato molto con la voce, con i comandi vocali, legge anche le indicazioni stradali piuttosto che gli incroci ed è integrato con la guida Michelin e ha molte funzioni 3D. La Focus è un restyling, quindi non cambia il telaio e sostanzialmente neanche lo spazio per chi siede dietro e per i bagagli. Andiamo a vedere il bagagliaio. Che resta molto capiente, regolare per la categoria e quindi la Focus è cambiata, ma resta uno dei punti di riferimento del segmento C.